Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 55. Scendemmo dalla macchina, io Est, e ci avviammo al cancellone della scuola. Entrammo nell'atrio della scuola e vedemmo una massa di professori e alunni accerchiati. Provammo ad intrufolarci tra la folla e quello che vidi fu spaventoso. Sara si dimenava come se si volesse liberare da qualcuno che la stesse tenendo. Ci fiondammo, io Est, e riuscimmo ad immobilizzarla. Est, portiamola via. Sì. Mentre la portavamo fuori dall'edificio scolastico, Sara diceva cose senza senso. La misi nei posti dietro dell'auto e la feci tranquillizzare. Piccola, spiegaci cosa è successo. Sei un assassino. Che cosa stai dicendo? Il capo mi ha detto che l'hai ucciso te. Ma te dai ascolto a quello che dice una persona morta? Dai, Sara, non farmi ridere. Ma ho... Basta, non parlare. Non andrai più a scuola. Almeno evitiamo di fare spettacolo alla gente. Non puoi farmi questo. Oh sì, piccola, e per il tuo bene, ma soprattutto di quelli che ti stanno attorno. Stai dicendo che sono un pericolo? Beh, di certo non posso dire il contrario. Sara, sei posseduta da un qualcosa, capisci? Sì, ma... Ma nulla. Voglio proteggerti, tutto qui. Dai, papi, mandami a scuola. Se succede qualcos'altro non ci andrò più, va bene? Va bene. Misi in moto la macchina e andammo a casa. Entrammo in casa e Sara andò a riposarsi, mentre io ed Est andammo in cucina a prendere un caffè. Mentre la moca era sul fornello, misi la pappa ai cani e intanto Est si mise a pulire dove i cani avevano sporcato. Teo, ma li stai portando fuori i cani? No, ho la testa per aria, scusa. Tranquillo. Ogni mattina e ogni sera li porterò io, tranquillo. Grazie mille, sei un tesoro. Figurati. Bevemmo il caffè, prese i cani, gli mise il guinzaglio a tutte e due e andò a fare una passeggiata.